Buon pomeriggio amici telespettatori, buona domenica e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Domenica in Campo. Siamo in diretta sul canale 85 del Digitale Terrestre per quanto riguarda la TV Telemia. Siamo anche sulle frequenze radiofoniche di Radio Siderno La Cometa e Radio One Scalea e siamo sui social, alle pagine Telemia, Telemia la TV, Eco della Locride, oltre che sulla piattaforma in internet telemia.it. Oggi si gioca in Serie D, non giocherà il San Luca in quanto per verifiche Covid la partita contro il Licata è stata rinviata ad altra data, ma il campo principale è Roccella, dove dovrebbe essere iniziata da qualche secondo la partita tra il Roccella ed il Rende. Chiediamo subito a Pino Carella, che è in diretta con noi. A te Pino. Benvenuti e bentrovati dal Ninetto Muscolo Roccella Ionica, terzo minuto di gara, reti e 0-0, ma pericolosamente il Castrovilla in area di rigore, ma in precedenza Roccella aveva avuto un'occasione nitida con il suo attaccante Samak Boubacar, non è riuscito ad arrivare praticamente in porta, lanciato da solo. Andiamo a vedere un attimo le formazioni. Roccella schierato con Commisso, Monza, Malerba, Liviera, Iacono, Coluccio, Falzetta, Amato, Suraci, Guerrisi e Stemache. Compre attenzione ancora Castrovilla in piena area di rigore. Prova il tiro, poi va giù senza fallo, riesce a sbrogliare, è una situazione molto difficile la difesa roccellese. Dicevo, completo lo schieramento di Galati, Samak e Boubacar. E poi andiamo all'11 di Castrovillari, Quintero, Sgambati, Episcopio, Ferchichi, Palma, Boito, Abbei, poi Palermo, Novello, Cipolla, Locascio. Questo è lo schieramento fatto appunto dal Castrovillari. Arbitra l'incontro, nome lunghissimo, allora Jules Roland Endeg Tom Mbey, noi lo chiamiamo semplicemente Mbey. Sezione di Cuneo, un arbitro di colore. Gli assistenti sono Pietro Bennici, sezione di Agrigento, l'altro anche siciliano, Davide Bonaccorso, il secondo assistente. Roccella che si affaccia ancora nell'area di rigore, ma lo fa in maniera velleitaria di rigore avversario. Ovviamente il rilancio dell'estremo difensore del Castrovilla, poi possesso ancora per la squadra dei Lupi del Pollino, ancora prova ad andar via e lo fa bene, ancora sulla destra il numero 18 ospite, ovvero Faraone, che è schierato invece in campo. Noi non ce ne siamo proprio avveduti di questo schieramento, anche perché la numerazione è completamente diversa da quella che ci hanno fornito, quindi proveremo a correggere il tiro nel corso della nostra telecronaca, radiocronaca si fa per dire, telecronaca. Rimessa laterale a favore del Castrovillari che si mantiene in fase d'attacco. Marchiamo il quinto di gara in questo momento, reti violate 0-0, Coluccio di testa a sventare la minaccia, ma possessa ancora per il Castrovillari, il numero 7 ospite, ovvero Ferchichi, ancora pallone finito sul fondo, anzi no, tra le braccia dell'estremo difensore roccellese, che può rilanciare il Roccella con Monza, tenta un possesso, poi ancora scambio nei difensori, ricaccia il pallone in avanti, poi Guerrisi a catturare il pallone per Roccella, lo smista ancora sulla destra per Monza, che si era ben appostato. Ancora Roccella, lancio in avanti per l'unica punta che Roccella schiera. Questo forse è uno dei tanti deficit che Roccella ha, c'è un calcio d'angolo a favore del Roccella, assegnato dal direttore di gara. Assistiamo a questo calcio d'angolo, prima di cederti la linea Antonio, ci va a battere il fondamentale Suraci. Suraci batterà di destro il calcio d'angolo, vediamo tutto il Castrovilla a difendersi tranne l'unica punta tenuta in avanti, anzi due fuori. Suraci sul pallone, ancora il direttore di gara va a redarguire l'attaccante roccellese Samache insieme al difensore centrale del Castrovilla, ovvero il numero 5 Piscopio. Parte solo adesso il calcio d'angolo, piena area di rigore, anzi oltre, completamente sbagliata la misura dell'angolo, quindi la linea può tornare a te Antonio. 0-0 dal Ninetto Muscolo, 6 minuti e 40 secondi. Grazie Pino. Intanto in Serie B, inizio esplosivo della Regina contro il Vicenza al Granillo, micidiale 1-2, autorete di Valentini per quanto concerne il Vicenza e poi il gol di Edera, quindi Regina 2, Vicenza 0. Andiamo subito a Castrovillari da Fabrizio Frasca per Castrovillari a CR Messina. A te la linea.
Sì, al Mimorende qui è il terzo minuto di gioco, terzo e 50 per la precisione, ancora 0-0 il parziale tra Castrovillari e AC Rem Messina. Al Mimorende quindi fa visita la capolista che necessariamente vuole consolidare il primato, attaccato dalle dirette concorrenti Gelbison e Football Club Messina. Il Castrovillari che invece vuole centrare la salvezza, quindi oggi quantomeno dovrebbe uscire dal campo con un punto. È un'impresa quanto difficile, però i lupi del Polino ce la metteranno tutta per fronteggiare la squadra allenata da mister Novelli. Andiamo adesso con la lettura delle formazioni in campo per questioni di ospitalità. Cominciamo dalla formazione peloritana con un 4-3-3 in porta Caruso. Da sinistra a destra ci sono Izzo, Mazzone, i due centrali sono invece Sabatino e l'ex Lomasso. Il centrocampo a tre è composto da Cristiani, Cretella e Aliperta, Punzi, Foggia e Bollino sono i tre attaccanti che appunto andranno a comporre il tridente da rilevare per il Messina. Un fortuno durante il riscaldamento da parte di Addetti, che quindi ha lasciato il posto al neo arrivato Evangelista Punzi. Adesso andiamo con la formazione dei lupi del Pollino, che quest'oggi scendono in campo con una casacca bianca con inserti rossoneri, 3-5-2 per mister Terranova con Rizzitano in porta. Da destra a sinistra troviamo i due braccetti della difesa 5, sono Greco e Ielo, i tre centrali sono De Caro, Porcaro e Mileto. Il centrocampo a tre composto da Di Battista, Tuninetti e Ciriachi. Il tandem offensivo è guidato da Buonanno e Puntorie, entrambi in gol nell'ultimo turno infrasettimale, quello valevole per il recupero della 16ª giornata, terminato 2-0 per il Castrovillari contro il Roccella. Seguiamo intanto questa punizione conquistata dai lupi del Pollino intorno alla tre quarti della metà campo difesa dal Messina. Sul punto di battuta ci sono Buonanno, la finta, intanto c'è un contatto non visto dall'arbitro, la scodellata in mezzo di Buonanno, troppo debole, troppo laterale, ma ancora possesso della sfera del Castrovillari. Quando la portiera la mette in mezzo Greco, il traversone arcuato solo il secondo palo, non ci arriva Puntoriere per poco, ma ancora possesso della sfera per i rossoneri, altra verticalizzazione in avanti imprecisa. Può ripartire il contropiede del Messina sulla sinistra con il numero 21 Punti, in avanti per il numo 17 a tu per tu con Rizzitano, potrebbe calciare, la mette in mezzo il numero 17 appunto Cristiani, aveva la possibilità di servire il bomber del football del Cirene Messina, ovvero Foggia, che era appollaiato in mezzo all'area di rigore, totalmente libera vista la ripartenza della squadra ospite. Però fa buona guardia la difesa del Castrovillari, che si rifugia in angolo. Il secondo tiro dalla bandierina, seguiamo ancora questa azione offensiva del Messina con il numero 8 dalla bandierina, quella di destra rispetto alla nostra postazione, c'è appunto Aliperta sul punto di battuta, il traversone in mezzo ancora allontanato da Buonanno. Messina in avanti, poi alleggerisce qui il numero 39 Mazzone, che spazza in rimessa laterale, quindi primo forcing della formazione ospite allenata da mister Novelli, che è andata ad un passo dal sbloccare la gara quando siamo giunti al 7º e 22, ancora 0-0 al Mimorende. Linea allo studio. Grazie a Fabrizio Frasca. Intanto in Serie A passa in vantaggio la Juventus sul Genoa con la marcatura di Kulusevski, quindi Juventus 1-0. Vi ricordo che nell'anticipo delle 12:30 la capolista Inter ha battuto il Cagliari per 1-0 con la marcatura di Darmian a un quarto d'ora dal termine. Inter che conquista la sua 11ª vittoria di fila e riporta il vantaggio rispetto al Milan, vincitore ieri a Parma, a più 11. Andiamo ad AC Reale, dove c'è Edoardo Proto per AC Reale Cittanovese. A te la linea, Edoardo. Sì, buon pomeriggio AC Reale, sono passati 11 minuti dall'inizio del match. AC Reale 0, Cittanova 0. Vi do lettura delle formazioni che sono scese in campo. Per la Cittanovese sono scese in campo la Tenda, Timpollino, Petrucci, Lonicro, Scuderi, D'Angelo, Lo Sasso, Cosenza, Dorato, Giorgio e Napolitano. Per AC Reale invece sono scesi in campo Macchini, Strumbo, Piccomi, Raia, Tuminelli, Puffa, Costa, Joao, Pedro, La Barbera, De Felice e Forza Boni. L'arbitro dell'incontro è il signor Campobasso della sezione di Formia, coadiuvato dai signori D'Alessandro di Frosinone e Massalina di Palermo.
Da segnalare che la Cideale è andata vicino al gol con Forte Bon poco fa, con una rovesciata volante, il pallone è terminato al lato. Ora siamo all'azione in diretta della Cideale che gestisce palla sulla sua tre quarti d'attacco. La palla passa indietro, siamo sulla linea di centrocampo, la gestiscono i difensori della Cideale che si guarda in alto, palla lunga per cercare Forte Bon, ma interviene la difesa della 19 stessa, ma ancora pallone dei piedi dei giocatori del Cireale, termina giù la palla del Cireale e c'è un calcio di punizione fuori del Cireale, la palla verrà collocata a circa a una treina di metri dalla linea che delimita l'area di rigore della Cireale stessa e del portiere, quindi della 19 Rotella. Seguiamo questa punizione e poi vi restituiremo la linea. Ecco che i giocatori della Cireale hanno chiesto all'arbitro di sistemare la barriera della 19 a distanza regolamentare e l'arbitro a sua volta sta invitando proprio il giocatore del Cireale a posizionare il pallone a terra e non spostarlo dal punto che lo stesso appunto direttore di gara gli ha indicato. Ecco che il direttore di gara sta sistemando appunto la barriera della 19 a distanza regolamentare. Sono tre i giocatori della Cireale sul pallone, uno è Forte Bon, l'altro è il numero 11 De Felice e l'altro sembra Joao Petro, numero 19. Vediamo chi si incarica di battere questa rimessa, questa punizione, scusate. Vediamo l'arbitro affischiato, pallone per Gio Pedro, il tiro e il pallone sul fondo, quindi si riprenderà con il rimesso da fondo in favore della 19. Quando siamo al 16° minuto qui da Cireale, a Cireale 0, 19-0. Grazie Edoardo Proto, stavamo un attimino controllando anche i risultati delle altre gare che si stanno giocando in contemporanea in Serie A. Verona-Lazio 0-0, siamo al 6° minuto, mentre Sampdoria-Napoli è ferma sullo 0-0, vi ricordo alle 18 Roma-Bologna, alle 20.45 Fiorentina-Atalanta, chiuderà domani il turno Benevento-Sassuolo. Oggi riprende anche il campionato di eccellenza, seguiremo sino alle 17 anche le partite in programma, vi ricordo che ieri c'è stato l'anticipo nel campionato appunto che è ripreso con la formula mini ridotta, a sole 8 squadre, il Locri ha battuto la Palmese in trasferta per 1-0 con la marcatura di Martinez. Oggi Sambiase Scalea, Sersale Vigor Lamezia e Soriano Reggio Mediterranea. Questo è il quadro delle partite che inizieranno alle 15.30. Ma andiamo nuovamente al campionato di Serie D, ci colleghiamo con il provinciale di Trapani dove c'è Nino Lamacchia che sta seguendo Dattilo Santa Maria del Cilento. A te la linea, Nino. Siamo con il centrale, già si vedono le prime schermaglie, la partita è abbastanza nervosa, c'è stato un intervento su squadre, Nino ti sentiamo male, puoi parlare più vicino al telefono gentilmente. Eccomi, stavo dicendo i risultati di 0-0 dopo 4 ore di gioco, anche se per un fallo su un giocatore del Santa Maria si è perso almeno 3 minuti, che è ripreso da pochissimo. La partita è comunque abbastanza fin da queste prime battute, 0-0 fino a questo momento. Grazie a Nino Lamacchia, quindi 0-0, vi ricordo in Serie C la partita del Catanzaro è stata rinviata anche in quel caso per accertamenti Covid, mentre la Vibonese ha pareggiato sul campo del Palermo, quindi quest'oggi non seguiremo il campionato di Serie C vinto ormai da qualche domenica dalla Ternana. Occhio particolare alla Regina che gioca al Granillo contro il Vicenza ed è già sul 2-0, e poi le partite di Serie D e quella in particolar modo che vedrà lo Scalea sul campo del Sambiase con Vincenzo Zaccone. Un ringraziamento anche ai nostri sponsor, vediamo se intanto dalla regia sono riusciti a sistemare il problemino con i social, con le pagine social. Andiamo a Paternò da Vincenzo Anicito per Paternò Troina. Te la linea, Vincenzo. 0-0 il risultato, quindi come stavo dicendo, tra Paternò e Troina, con due squadre che si guardano a distanza, si controllano, cercano di trovare il parco giusto. Vediamo in questo momento Puleo che perde Camara subito contrastato dai giocatori rossazzurri che guadagnano il pallone, scappellato Camilleri dietro per Santa Paola dà ancora Puleo, ma Guillari lo anticipa e l'arbitro però ravvede un fallo di Guillari
quindi si rende con la punizione per il Truina. Stiamo in questo momento Longo ancora per Tineo, ancora Longo, un po' difettoso, il suo contrastato da Santa Paola, si gira Rizzo, Garotta viene il numero 3, Ciccone. Bene, possiamo riprendere la linea da Paternò, vediamo se c'è Pino Carella prima della incombenza commerciale, siamo quasi a metà dei primi tempi, sono le 15:28, vediamo di collegarci con Pino Carella per vedere l'aggiornamento di Roccella Rende, derby calabrese che chiaramente è il campo principale per questa domenica 11 di aprile, riprende il campionato di Serie D dopo la pausa pasquale. A dire la verità ci sono stati già due recuperi mercoledì, recuperi che hanno visto il San Luca battere la Cittanovese in casa per 1-0 con la marcatura di Fiumare, poi la sconfitta del Roccella sul campo del Castrovilla per 2-0. A te Pino, puoi andare. Pino, sei in diretta. Sì, mi sentite? Sì, sì, perfettamente, puoi andare. Sì, mi date la linea mentre il Roccella ha avuto una nitida occasione, la più clamorosa di questi primi minuti, praticamente su Racci, si è presentato tu per tu col portiere, ha appoggiato il pallone che è finito la sua corsa nel lato destro della porta, appunto difesa da Quintiero. In precedenza Roccella pimpante in questi minuti si è presentato ben due volte davanti alla porta con due tiri, uno un po' velletario, l'altro ha impensierito un pochino Quintiero, è stato prima Monza e poi Guerrisi a produrre ciò. Buona la prestazione di Roccella fino a questo momento, ha messo praticamente sotto da qualche minuto il Castroverdi che di tanto in tanto però si fa vedere in avanti. Allora andiamo in radiocronaca a questo punto. Malerba di testa a respingere e poi ancora il Castrovillari che riconquista palla, esce poi la difesa roccellese, ancora Bubacar tiene palla, aspetta l'intervento dei compagni, l'arrivo dei compagni non arriva perché perde subito il pallone, ancora Castrovillari per un nuovo break, ritmo assolutamente alto e una bella partita finalmente qui al Ninetto Muscolo. Parte un lancio verso il centro, respinta ancora della squadra roccellese che prova ad uscire, ancora con Suraci, lanciato ancora Babacar, uno contro uno, poi perde il pallone in maniera clamorosa, anzi perde prima l'equilibrio, prima di perdere il pallone, non c'è assolutamente fallo, pallone riconquistato dalla squadra ospite che prova a imbastire una nuova azione, capirete anche la velocità delle azioni perché si sta giocando su tutti i fronti in questo momento, è una buona partita, dicevo, 20 minuti di gara, risultato ad occhiali 0-0, ma Roccella che ha avuto un'occasione clamorosa e altre due anche abbastanza nitide. Adesso è il Castrovillari che si affaccia nel rigore, fermato, pallone in calcio d'angolo, però angolo per la squadra ospite, fischia il direttore di gara, il pallone è uscito e quindi angolo che è stato assegnato, va per l'esecuzione Boito per il Castrovillari, il Roccella si difende praticamente con tutto l'organico, mantiene solo in avanti il solo Guerrisi a presidiare l'attacco roccellese, mentre tutta la squadra del Roccella con il collettivo di 9 all'interno, ovviamente anche il portiere, 10 con il portiere, parte il tiro d'angolo Boito sul pallone. Attesa ancora, si spinge in aria, quindi si attende qualche istante, fischia ancora il direttore di gara, ecco partito adesso all'angolo, la testa di Coluccio a difendere che subisce anche fallo a favore del Roccella, fischiato il direttore di gara, ineccepibile l'arbitraggio fino a questo momento, è stato veramente, anche perché si è visto poco il direttore di gara, quindi quando l'arbitro non si sente vuol dire che insomma tutto scorre liscio come l'olio, commisso sul pallone per l'esecuzione del calcio di punizione già battuto, poi Monza in avanti, Guerrisi ancora si ostina con il tacco, viene anticipato, calcio di punizione ancora per Roccella, frangente un po' spezzettato, adesso Monza ancora sul pallone che è stato lui a lanciare nella prima azione, anzi è stato proprio lui a tirare da fuori aria, ha preso il pallone all'interno
del campo del Roccella ed è riuscito ad arrivare fino al limite dell'area. Suracci all'indietro, poi il lancio non premia stavolta l'attacco del Roccella perché c'è il netto anticipo della difesa ospite, poi pallone catturato da Quintero che è l'estremo difensore, allarga sulla sinistra, va in pressione Monza e rischia di perdere palla, il Castrovillari lo fa, però la rimessa laterale assegnata alla squadra ospite, ancora ritmo veloce per questi 22 minuti di gara, risultato 0-0, ma il Roccella meritava già il vantaggio. Ancora Castrovillari tiene palla, prova eseguire una sorta di palleggio, il numero 9 ospite Palma viene fermato, stavolta la rimessa laterale del Roccella e del Roccella che continua a premere, specie da quel lato, lato destro dove ha prodotto già un paio di occasioni. Ecco che sta per eseguirsi il fondamentale, si fa vedere Monza, viene ignorato, allora viene dato il pallone ancora su Monza, Monza tiene palla e poi ha il suo bel da fare per riuscire a tenere la forza fisica dell'avversario, infatti perde il pallone, riparte il Castrovillari, attenzione perché c'era un buco clamoroso nella difesa roccellese, colmato fortunatamente Babucar di testa, riesce a prenderla, poi prova ad entrare in aria Guerrisi, tiene palla Guerrisi ma alle spalle, rivolte alla porta, quindi deve tornare indietro Malerba, parte un cross a rientrare, il portiere respinge ancora Roccella con Monza, Monza il palleggio, prova uno contro uno, poi dà ancora il pallone per Falzetta e poi il lancio intercettato, sbroglia ancora la difesa ospite ma Castrovillari alle corde, 23 minuti 20 secondi 0-0, a te studio. Grazie Pino, ovviamente il Rende che è ospite del Roccella, il Castrovillari sta giocando una partita molto delicata in casa appunto, e c'è il gol della CR Messina con Bollino. Abbiamo anche qualche immagine, se dalla regia riescono a farcela vedere, proviamo a collegarci con Fabrizio Frasca perché questo è un gol pesantissimo anche per quanto riguarda l'alta classifica, dove vi ricordo la CR Messina guida con 53 punti, tallonato dall'altra squadra peluritana, l'FC Messina, che gioca in casa quest'oggi il derby con il Sant'Agata, che segue a quota 48 ma con una partita in meno, quindi ancora apertissima la lotta per vincere questo campionato di Serie D e l'accesso ai campionati professionistici. Vediamo se c'è Fabrizio Frasca da Castrovillari, a te la linea Fabrizio. Sì, 21esimo in corso, è in vantaggio la CR Messina che al 18esimo ha sbloccato il match con il gol di Mauro Bollino che risolve una mischia a suo favore, freddando quindi Rizzitano, tutto parte da un corner calciato da Aliperta, la difesa del Castrovillari non riesce a spazzare il pericolo e poi la palla vaga nell'area di Rizzitano, più freddo appunto Mauro Bollino, il numero 10 del Messina, che fa 1-0 in precedenza, però il Castrovillari aveva avuto una colossale palla gol per passare in vantaggio, l'ha invece gettata alle ortiche con il numero 14 Tommaso Bonanno sul suo piede, il mancino a tu per tu con Caruso, calcia al lato, lo aveva servito in posizione regolare Marco Punturiere che appunto aveva saltato con un controllo a seguire il suo diretto marcatore, aveva imbeccato in posizione regolare appunto l'attaccante del Castrovillari con il numero 14 che però ha fallito una clamorosa occasione per passare in vantaggio e appunto dicevamo è la dura legge del calcio, gol sbagliato, gol subito il Messina alla prima vera occasione della partita è andata in vantaggio, quindi si fa tutto in salita per la formazione allenata da mister Terranova, un po' più in discesa per la squadra in completo giallorosso che adesso consolida quindi in questo momento il primato. Adesso c'è una punizione per proprio i peloritani, la scodellata in mezzo verso Lomasto ma c'è fallo in attacco ravvisato dal direttore di gara che è il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini, il suo assistente numero uno, il signor Stefano Vito Martinelli di Potenza, il secondo assistente è il signor Francesco Rinaldi di Policoro. C'è il rinvio di Ericitano a servire di Battista, è in posizione regolare Bonanno, anzi no, si alza la bandierina dell'assistente del direttore di gara, quindi c'è fuori gioco, era scattato forse con un attimo di anticipo il numero 14, quindi ottima la trappola del fuorigioco degli uomini di mister Novelli che appunto hanno messo in offside il numero 14 che adesso prova a scuotere i suoi, ma ricordiamo l'errore più clamoroso, più importante della partita fin qui è quello di Tommaso Bonanno che ha fallito l'opportunità per l'1-0 del Castrovillari prima ancora che appunto il Messina andasse in vantaggio.
adesso la palla è tra le mani di Rizzitano, che la mette in gioco per De Caro, il numero 6 prova a servire glielo ma è marcato. Cerca il suggerimento in avanti per Toninetti, glielo in verticale verso puntoriere, la palla è in gioco, anzi no, non ce la fa, l'ha toccata un giocatore del Messina, c'è stata una deviazione, quindi rimessa laterale. Seguiamo questa azione d'attacco del Castrovillari, si incarica della battuta De Caro, si fa vedere glielo, poi si allontana in mezzo per Toninetti, il pallone verso il numero 6, numero 16 glielo, poi ancora Mileto, attaccato da Foggia con un sombrero, si libera della sua pressione, ancora Mileto scivola poi sul pallone, ancora il Messina che cerca di rubargli la sfera, poi il numero 29 riesce a ottenere il fallo, ha rischiato tantissimo qui il centrale di Terranova, poteva dar luogo, dar vita alla ripartenza del Messina con Ciro Foggia che era appostato lì pronto eventualmente a freddare nuovamente Rizzitano, ancora possesso della sfera del Castrovillari, in verticale verso Bonanno, fra le braccia di Caruso, il lancio di Porcaro, nessun problema qui per la retroguardia del Messina, quando siamo giunti al 25esimo della prima frazione, è in vantaggio la squadra peloritana, ha segnato con il numero 10 Mauro Bollino al 18esimo. Grazie. Linea allo studio. Grazie a Fabrizio Frasca, intanto passa in vantaggio anche l'altra formazione di Messina, il Football Club, nel derby, come vi dicevo, con il Sant'Agata, ha realizzato Lodi su calcio di rigore, quindi praticamente segnano le prime due della classe, mentre in Serie A raddoppia la Juventus con Morata, quindi Juventus 2, Genoa 0, uno sguardo anche alla Regina che sta vincendo per 2-0, tra pochissimo ci collegheremo con il collega Nino Neri che si trova a San Biase per seguire la sfida tra San Biase e Scalea nel campionato di eccellenza. Noi per esigenze di palinsesto quest'oggi chiuderemo alle 17, ma cercheremo ovviamente di darvi i risultati anche finali di questo campionato di eccellenza che riprende con la formula ridotta, come vi dicevo all'inizio trasmissione, solo 8 squadre che si contenderanno il posto per la Serie D del prossimo anno. Alcune regioni hanno stabilito in deroga al regolamento di proseguire con la stagione nel campionato di eccellenza, mentre altre, tipo la Basilicata, si sono fermate. Allora abbiamo Nino Neri in diretta da San Biase. Nino, mi senti? Sì, ti sento, sì. Buon pomeriggio. Allora, oggi sei andato a seguire questa partita tra San Biase e Scalea, campionato di eccellenza che riprende. Qual è il tuo punto di vista? Era il caso di completarlo questo campionato oppure sarebbe stato più giusto rinviare il tutto al prossimo anno? Ma il fatto che ci sia ripreso il campionato è solamente per il fatto che il campionato di eccellenza dipende anche, anzi il campionato interregionale dipende anche dal campionato regionale, visto che è passato l'interesse nazionale, per cui si doveva riprendere a tutti i costi. Vediamo adesso come sarà la responsabilità da parte delle 8 società da qui fino al 13 di giugno, che è la data ultima per quello che riguarda la finale dei play-off, quindi raccomandiamo a tutti la massima responsabilità dal punto di vista sanitario, ma sia a chi scende in campo, ai dirigenti per quello che riguarda il protocollo sanitario, alla stampa che dovrebbe seguire anche gli adempimenti con mascherina e distanziamento sociale. Certo. Ieri ufficialmente questo mini torneo si è aperto con la gara dello Presti Palmi che ha visto i Logri vincere 1-0 grazie al gol del neoentrato Martinez, che è arrivato appunto dalla Messinese, un Logri che praticamente non dico che ha faticato, però la Palmese ha cercato in tutti i modi di rendere vita difficile alla formazione Amaranto di Alessandro Caridi, che credo che parta con i favori del pronostico per tagliare primo il traguardo. Però ritengo che tutte le 7 squadre, le 8 squadre che hanno deciso di partecipare a questo mini torneo, tutte le 8 vorranno giocarsi fino in fondo la chance per approdare il campionato nazionale dilettanti, ed oggi un piccolo anticipo è quella renda di San Biase, che il San Biase e lo Scalea entrambe accreditate per appunto disputare questo mini torneo
in pole position. Ecco, la favorita secondo te, Nino, chi potrebbe secondo essere? Me non c'è nessuna favorita, perché Andrea sfavorire l'uno a discapito dell'altro, tutti partono alla stessa stregua, ovviamente una marcia in più secondo il mio punto di vista lo ha il Logri, perché ha mantenuto l'organico del campionato, tutti sono rimasti a Logri in tutti questi conoscono, pertanto la formazione di carriera dal punto di vista della Valga qualcosina superiore rispetto agli altri. Certo, intanto Fabrizio, mentre le altre squadre hanno cambiato molto, quindi c'è un problema di assemblamento, come si può dire. Assolutamente. Intanto Fabrizio Frasca mi comunica il 2-0 dell'ACR Messina a Castrovillari con il gol di Cunzi. Ormai in Serie D in una lotta praticamente tutta messinese tra l'ACR e l'FC. Secondo te chi la spunterà alla fine? Secondo me ha qualcosa in più l'ACR Messina, ma sarà una lotta anche tutta calabrese, per sapere quante squadre purtroppo abbandoneranno il campionato nazionale dilettanti. Il Cella lo vedo praticamente spacciato, però si sono messe male anche la situazione classica del Castrovillari, che sta perdendo oggi 2-0 in casa con la CR, e perché no anche il Rende. Assolutamente. Allora, la Regina sta vincendo col Vicenza in casa. Sì, forse in tre minuti ha segnato due gol, prima una torre che poi era il primo gol a Carcio, poi c'è il raddoppio con Etera, una Regina che secondo me potrebbe a questo punto raggiunta la salvezza, potrebbe anche pensare un attimino alla griglia dei playoff. Possiamo dire che il valore aggiunto è stato l'arrivo di Baroni a questo punto? Ma i numeri dicono questo, però anche Toscano non ha fatto male, però già considero che con l'arrivo di Baroni è stata praticamente rifatta un'intera squadra. Ok Nino, ti ringraziamo, proveremo a sentirci più tardi per l'aggiornamento di questa sfida tra San Biase e Scalea, è sempre un piacere poterti ospitare. Arrivederci, grazie. grazie a Nino Neri, gentilissimo. E allora ritorniamo prima della sosta con la pausa pubblicitaria a Roccella da Pino Carella, perché ci deve aggiornare su Roccella Rende. Mi raccomando, Pino Carella, Roccella Rende, non Castrovillari, perché Castrovillari sta giocando con l'ACR Messina, magari la similitudine dei colori sociali e a volte anche, diciamo, qualche lapsus freudiano che ci può stare in una diretta televisiva, anche nel commento passionale estremamente professionale che il nostro Pino Carella ci fornisce ogni domenica dal Ninetto Muscolo. A te Pino per l'aggiornamento. Ancora 0-0, 34 minuti di gioco, ma è successo di tutto nel periodo non collegato. Prima il Castrovillari per due volte con Palma, a tu per tu con il portiere, e Commisto si è superato, due interventi super che hanno detto no all'attaccante del Castrovillari. Poi 32esimo e 33esimo rispettivamente, Sama che è evanescente, la sua prova non riesce ad agganciare al limite dell'aria e poteva arrivare direttamente al portiere. Poi Suraci sbaglia il tapin sotto misura per ribadire in rete, non ci riesce praticamente a prendere il pallone. 34 minuti di gioco, 0-0 il punteggio, ma gara assolutamente aperta. Roccella ancora che si presenta in avanti, ribatte la difesa ospite, ancora possesso roccellese ma solo per qualche istante. Attenzione però alle ripartenze del Castrovillari, che sono dimostrate decisamente pericolose. C'è fallo, un fallo a Samache, Babacar è stato assegnato dal direttore di gara, battuto già, gara senza risparmio. Ancora Castrovillari, lato sinistro dell'attacco, prova a sfondare da quel lato, c'è sempre Monza a farne la guardia da quel punto. Attenzione perché Roccella riconquista palla, 3 contro 3, Roccella è con Suraci, Suraci al tiro, ribattuto il tiro, peccato perché si poteva dare il pallone all'esterno che si era smarcato, ovvero Samache. Poi Monza perde palla in mezzo a due, non riesce a riconquistarla, fase un po' confusa dell'incontro. Roccella che preme, Castrovillari che si difende, poi riparte in contropiede, Malerba a terra, calcio di punizione a favore del Roccella. 35 minuti 44 secondi del primo tempo, risultato 0-0, ricordiamo, ma quante occasioni si sono avute da ambo le parti. Calcio di punizione per Roccella, siamo nella fase d'attacco. Pino, mi senti? Sinistra, Malerba con il sinistro. Pino? Sì, ditemi. Allora Pino, e Roccella sì? Rende, Roccella Rende, perché ci hanno chiamato per segnalare non Castrovillari, secondo sì, in telecronaca. Hai ragione. Roccella scusa, Rende. Scusa, lapsus Castrovillari, ovviamente, Roccella Rende. Ok, allora è partito il calcio di punizione, due roccellesi a terra,
Niente, e allora si riprende con la rimessa laterale dall'altro lato e va a questo punto il Cipolla per il rende, ci correggiamo immediatamente anche per i colori sociali, lapsus commuto già dal primissimo minuto, chissà perché, Castrovillari, e allora ci pensa Novello per la rimessa del fondamentale, chiedo bene ovviamente a tutti i nostri telespettatori che puntualmente ci seguono da ogni dove, dalla Calabria anche fuori, ancora Roccella però per un altro break, ecco Suraci, no, e Guerrisi, pallone all'indietro, poi Malerba aggancia al limite dell'area, ancora il lancio completamente sbagliato, finisce in fondo al campo. 37 minuti del primo tempo, dimmi Antonio, dammi lumi sul da farsi, vuoi che tengo la linea? Riprendiamo la linea e ci sentiremo più tardi per il finale del primo tempo, ok? Ok, riprendiamo la linea da studio e andiamo in pubblicità per qualche attimo. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Stocco e stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizia, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino.
15.41, sempre in diretta qui su Telemia, canale 85 del digitale terrestre per tutta la regione Calabria, sulle frequenze di Radio One Scalea e Radio Siderno La Cometa e sui social, oltre che sul nostro sito internet, il portale telemia.it. Riprendiamo con i campi, con Acireale Cittanovese, Edoardo Proto, aggiornamento a te Edoardo. Sì, siamo a 41 minuti di questo primo tempo, sempre 0-0 tra Acireale e Cittanova. Da segnalare che la Cittanovese è andata vicina al 19esimo al vantaggio, c'è stato un fallo su Giorgione, ha ammonito quindi il numero 5 Strumbo della Cireale, sul conseguente calcio di punizione, passaggio di Nonigro a Dorato, colpo di testa di quest'ultimo, è facile, diciamo facile, sventa il pericolo il portiere della Cireale con un bel intervento. Ora segnalare altri due ammonizioni, un'altra per la Cireale è stato ammonito numero 35 Raia e poi per la Cittanovese è stato ammonito numero 9 Dorato. E poi primo cambio per la Cittanovese al 38esimo è uscito il numero 10 Giorgio ed è entrato il numero 16 Andreo. Ora c'è un fallo in attacco fischiato alla Cireale, anzi alla Cittanovese, c'è un fallo con punizione per la Cireale, è rimasto a terra nella lunetta dell'area di rigore del portiere della Cireale, un compagno, un difensore. Ora si è alzato in questo momento, il gioco è ripreso con appunto calcio di punizione per la Cireale. Ora la Cireale manovra palla, siamo alla tre quarti d'attacco difensiva della Cireale, siamo sul centrocampo. Ecco, il pallone proprio davanti alla panchina della Cireale che gira, ma termina fuori e c'è quindi rimessa laterale in favore della Cireale, della Cittanovese, scusate, si sta per incaricare nella rimessa a Scuderi quando siamo al 43esimo minuto di gioco. Ecco, Scuderi che batte proprio davanti alla panchina della Cireale, palla per Dorato che termina a terra. Per calcio di punizione questa volta in favore della Cittanovese, la palla questa volta verrà collocata nell'altra metà campo e davanti la panchina della Cittanovese. Si incarica appunto di battere la punizione in favore della Cittanovese, Donigro alza la mano per chiamare uno schema ai propri compagni, attende che i propri compagni appunto si posizionino per effettuare lo schema da lui indicato, batte in questo momento il pallone Donigro, palla per Petrucci, da Petrucci con Donigro che la mette in mezzo, salta Cosenza di testa, poi il pallone va fuori l'area, ma per Napolitano, il tiro e il pallone alto e termina fuori, quindi il gioco riprenderà con il calcio di rinvio in favore della Cireale quando siamo al 44esimo minuto di gioco in questo primo tempo, che da Cireale 0, 19-0. Grazie Edoardo Proto, allora invito la regia a collegarsi anche con il campo di eccellenza, con San Biase Scalea, con Vincenzo Zaccone, ma andiamo a Roccella, vediamo se è finito il primo tempo. Pino Carella, Roccella rende. Si gioca ancora 30 secondi alla fine, non sappiamo se ha decretato il ancora recupero, la gara si è un po' spenta, stanno tirando i remi in barca le due squadre dopo un primo tempo molto molto dispendioso. Ha avuto però sul piede ancora una volta Suraci la palla giusta, intanto controlla il cronometro dentro di gara senza segnare recupero, finisce qui il primo tempo. Dicevo, i Suraci ha avuto l'occasione per un diagonale completamente sbagliato. Finisce dunque 0-0 questo primo tempo tra Roccella e Rende, la linea può tornare allo studio. Grazie Pino, vediamo se riusciamo ad intercettare qualche ospite nell'intervallo per il commento di questo primo tempo tra Roccella e Rende, e andiamo allora da Vincenzo Zaccone a San Biase per il primo tempo di San Biase Scalea. A te la linea Vincenzo e buona domenica. Buona domenica a tutti voi, qui a San Biase 0-0, partita molto equilibrata, è un forte vento in favore di vento San Biase al primo tempo, la prima occasione l'ha avuta lo Scalea con Richella che si libera e sfiora il palo alla sinistra del portiere. Partita molto equilibrata, ancora molto combattuta a centrocampo, null'altro da riferirsi. Ok, ti ringrazio Vincenzo, ci sentiremo più tardi, quindi 0-0 tra San Biase e Scalea in questa partita valida per il campionato di eccellenza che è ripreso quest'oggi. Allora andiamo ad aggiornare la situazione a beneficio di coloro i quali
solamente ora si fossero messi alla visione e all'ascolto di Telemia, poi andremo con l'altra incombenza commerciale che durerà un minuto e mezzo, circa due minuti, e poi andremo a Roccella per vedere se Pino Carella avrà qualche ospite ai suoi microfoni. In Serie A, vi dicevo, l'Inter ha battuto il Cagliari nell'anticipo delle 12.30, 1-0 con la marcatura di Darmian. E siamo al 44esimo quasi, Verona-Lazio 0-0, intervallo invece tra Juventus e Genoa, sta vincendo la formazione bianconera di Andrea Pirlo per 2-0, gol di Kulusevski e Morata, mentre a Genoa siamo nell'intervallo, il Napoli sta vincendo 1-0 sulla Sampdoria con il gol di Fabian Ruiz al 35esimo. In Serie B vediamo la Regina, siamo nell'intervallo, sta vincendo 2-0 sul Vicenza, 1-2 micidiale con l'autorete di Valentini e il gol di Edera, il tutto in tre minuti, e partita praticamente ipotecata per la Regina di Marco Baroni. In Serie C, vi dicevo, la Vibonese ha pareggiato sul campo del Palermo, è stata rinviata la partita del Catanzaro per accertamenti Covid, così come in Serie D anche la partita tra San Luca e Licata è stata rinviata per accertamenti Covid. Al momento abbiamo Castrovillari Messina 0-2, Acireale Cittanova 0-0, Dattilo Santa Maria del Cilento 0-0, FC Messina Sant'Agata 3-0, Gelbison Marina di Ragusa 1-0, Paternò Troina 0-0, Roccella Rende 0-0, Rotonda Biancavilla 0-0. In eccellenza tutte le tre partite in calendario questo pomeriggio sono al momento ferme sullo 0-0, Sambiase Scalea e Sersale Vigor Lamezia, mentre Soriano Reggio Med inizierà alle ore 16. Andiamo a Castrovillari da Fabrizio Frasca per l'aggiornamento su Castrovillari ACR Messina. A te la linea, Fabrizio. Il raddoppio del Messina al minuto 27 lo firma il numero 21, il neoacquisto della formazione peloritana, arrivato proprio recentemente allo stretto di Messina, il numero 21, Evangelista Cungi, che appunto firma il 2-0 per la formazione, allenata da mister Novelli. Azione manovrata, azione arcuata, quella del Messina, portata avanti da Ciro Foggia, che poi taglia tutto il campo con il suggerimento dalla parte opposta verso appunto il numero 21 Cunzi, che rientra col destro a giro, beffa sul palo alla sinistra, proprio Rizzitano, ma diciamo che il Castro Ilari ha da recriminare in questo primo tempo. Quando siamo giunti al 45esimo è stato assegnato un minuto di recupero, dicevamo che il Castro Ilari ha tanto da recriminare. L'abbiamo già detto nel collegamento precedente, la clamorosa occasione cestinata da Bonanno al minuto 16 sicuramente sarebbe potuta cambiare la partita, forse per la formazione alla nata da Terranova, non lo sapremo, però comunque sicuramente un gol di vantaggio a freddo contro la capolista sarebbe stata fondamentale per quantomeno contenere l'irruenza della squadra di Messina. La CR Messina, che poi ha avuto anche, prima di andare con il raddoppio al 27esimo, ha bustato dalle parti di Rizzitano, dal numero uno dei padroni di casa, con il tracciante dalla lunga distanza di Cristiani, blocca per Rizzitano. Poi un'altra occasione al 37esimo per appunto la formazione padroni di casa, al 37esimo Greco serve al centro dalla sinistra, puntiere che si stacca dalla marcatura di Lomasto al limite dell'area, colpisce con il mancino di prima, la palla si alza sopra la traversa di Caruso e finisce in curva. Al 41esimo una potenziale opportunità per i Lupi del Pollino, punizione dalla destra battuta da Iele, il numero 16, scodella in mezzo per Forzaro, che la fitta, la prolunga sul secondo palo, non ci arriva però nessun suo compagno. Due occasioni potenziali, dicevamo appunto, per la formazione casalinga, che conclude quindi il primo tempo. È arrivato da qualche istante il duplice fischio del direttore di gara, quindi linea allo studio, quando alla fine del primo tempo vede in vantaggio la CR Messina per 2-0, le reti di Bollini e di Pugli. Linea grazie, grazie a Fabrizio Frasca. Subito a Roccella la linea va a Pino Carella, che ha qualche ospite. Vediamo un attimino chi è riuscito a portare ai suoi microfoni il nostro corrispondente qui dal Ninetto Muscolo. Vi ricordo, nell'intervallo Roccella rende 0-0. Pino, a te la linea. Sì, eccomi collegati con il Netto Muscolo, qui in albanese collega del quotidiano.
risultato tutto sommato giusto, gara equilibrata. Sì, la gara è stata equilibrata, Roccella però ha avuto più occasioni del Rand per poter segnare, ha avuto due occasioni molto importanti, una con Guerrisi, l'altra con Suraci, non le ha sfruttate. Questo è un peccato perché lo dobbiamo dire, tre punti a Roccella servono come il pane, e oggi non ci si può permettere il lusso di sprecare più che un ultimo bus oggi. Se non è l'ultimo autobus, come dici tu, sicuramente è un crocevia, perché adesso si arriva sempre verso la fine della stagione, ci saranno sempre partite più difficili, ti puoi fare prendere dall'ansia, avrai da incontrare squadre che vogliono tre punti che gli servono, quindi per il Roccella diventa molto difficile. È una rosa ristretta, ma sappiamo benissimo che questa è la qualità della squadra, una squadra che comunque sta dimostrando impegno, sta dimostrando volontà, ha una buona preparazione atletica, quindi sotto questo aspetto corso per 45 minuti assolutamente corso per, soprattutto anche se è poco lucido, Boubacar è stato l'attaccante che ha corso più di tutti, sottolineava anche l'evanescenza di questo attaccante molto come dire in fase realizzativa, non un granché oggi. Sono d'accordo con te, però tieni presente che solo corre, alla fine non ha quella lucidità necessaria perché sembra il centro boa della pallanuoto praticamente. Ha sprecato energie, diciamo così. Però io spero che adesso se capitano altre azioni nella ripresa a Roccella, che riesca in qualche modo a concretizzare, altrimenti diventerà difficile da qui in avanti pensare a poter raggiungere la salvezza. Volevo sottolineare anche le due gran parate che ha fatto il portiere Roccella. Assolutamente sì, questo che volevo dire. Per dire la verità, il risultato, vista le clamorose occasioni di entrambi i lati, è giusto, però voglio dire, il Roccella non ha mai creato tante occasioni nitide come oggi, quindi l'opportunità per vincere ha dimostrato che c'è, vediamo. Adesso una con Suraci, a tu per tu col portiere. Quella con Suraci e quella con Guerrisi che l'ha mandata di esatto. Pochissimo a lato. Quindi direi che adesso speriamo in questi secondi 45 minuti, anche se rende, attenzione, una squadra ben messa in campo, inquadrata, fa degli ottimi cambi di gioco, quindi è una squadra anche a livello atletico mi è sembrata a posto il Rende. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, per non essere una squadra di altissima classifica, è una squadra che gioca bene, bisogna fare i complimenti al suo allenatore, su questo non ci sono. È tutto Benedetto Muscolo, grazie Albanese, a te la linea. Grazie a Pino Carella, quindi 0-0 con un Roccella ed un Rende che sicuramente cercheranno il tutto per tutto nel corso dei secondi 45 minuti. Intanto in eccellenza le due partite che si stanno giocando contestualmente, Sambiase Scalea e Sersale Vigor Lamezia, sono ferme sullo 0-0. Vi ricordo che l'altra partita inizierà alle 16, quella precisamente che vede per protagoniste la formazione appunto del Soriano e della Reggio Mediterranea. Vediamo se riusciamo ad avere, ecco, mi segnalo in questo momento Zaccone, un rigore per il Sambiase, un calcio di rigore per il Sambiase, lo commentiamo in diretta, visto che abbiamo l'opportunità di seguirlo anche attraverso le pagine diciamo della società del Sambiase Calcio. Andiamo a vedere diciamo il calcio di rigore e segna Umbaca, quindi 1-0 per il Sambiase, calcio di rigore realizzato da Umbaca. E c'è Vincenzo Zaccone, a te la linea Vincenzo. Passato in vantaggio Sambiase, calcio di rigore di Umbaca che spiazza il portiere, rigore per fallo di Caruso su un attaccante del Sambiase. Rigore che c'era secondo te Vincenzo oppure? Rigore che ci poteva stare, si sono agganciati in aria, secondo me l'arbitro ha visto bene, il vantaggio del Sambiase con di Umbaca. Ok, ti ringrazio, quindi passa in vantaggio il Sambiase con la marcatura di Umbaca, quindi Sambiase 1 e Scalea 0. Andiamo a vedere se ci sono novità da Dattilo, vediamo se il nostro Nino Lamacchia riesce a fare questo collegamento, e poi passiamo anche da Paternò, regia, vediamo i commenti per ciò che riguarda questi primi tempi. Intanto è finito anche il primo tempo a Verona, Verona-Lazio, sono andate negli spogliatoi sul risultato di 0-0, è un turno questo molto importante. Vi ricordo peraltro che il Crotone ieri è stato nuovamente beffato in casa dello Spezia, stava conducendo per 2-1, poi nei minuti finali il team
di Italiano, prima è riuscita a pareggiare la partita e poi al 93esimo è riuscita addirittura a conquistare l'intera posta in palio con la marcatura di Erlich e quindi è finita 3-2 per lo Spezia sul Crotone. Andiamo a Trapani da Nino Lavacchia per Dattilo Santa Maria del Cilento, il commento di questi primi 45 minuti. Nino. Buon pomeriggio da Trapani, il primo tempo si è concluso da 5 minuti, ma proprio sui titoli di coda del primo tempo c'è stata un'espulsione davvero ingenua da parte di De Gregorio, che era già ammonito, era fuori campo per infortunio, è rientrato in campo senza chiedere l'autorizzazione all'arbitro, che non ha potuto fare altro che estrarre il secondo cartellino giallo e mandarlo anzitempo negli spogliatoi. Il tutto proprio quasi allo scadere del primo tempo, fra l'ira dell'allenatore Esposito del Santa Maria Cilento. Per quanto riguarda la cronaca della partita, da registrare una punizione di Seccombo che ha colpito la parte superiore della traversa con Polverino che appariva davvero impossibilità da intervenire. Per quanto riguarda altre occasioni, due reclami, uno per parte per atterramento in aria, uno su Maggio, uno su Bonfiglio, l'arbitro ha fatto proseguire. 0-0 alla fine del primo tempo. Grazie Nino Lamacchia, quindi c'è questa espulsione che potrebbe pesare parecchio nel corso dei secondi 45 minuti, vedremo come andrà a finire questa partita che è molto importante per quanto riguarda la classifica e la definizione della griglia play-out. Andiamo anche a Paternò, vediamo se riusciamo ad avere il commento di Vincenzo Anicito su Paternò-Troina, terminato il primo tempo da qualche minuto a Paternò, vediamo se riusciamo a metterci in contatto con Vincenzo Anicito e poi ne approfitteremo per andare in pausa pubblicitaria prima dell'inizio dei secondi tempi e quindi avere anche l'opportunità di seguire questi secondi 45 minuti di gioco che si preannunciano davvero interessanti e soprattutto il campionato di Serie D che è entrato nella sua fase cruciale. Oggi si gioca la 25esima giornata, poi vi ricordo che mercoledì si ritornerà in campo per la 26esima giornata con partite tra le quali vorrei ricordarvi il quadro completo: Biancavilla Castrovillari, Cittanova Messina, Cireale Gelbison, Sant'Agata Paternò, Licata Rotonda, Marina di Ragusa Roccella, Messina Dattilo, Rende San Luca e Troina Santa Maria del Cilento. Andiamo a Paternò da Vincenzo Anicito per il commento dei primi 45 minuti di gioco tra Paternò e Troina. A te la linea, Vincenzo. Quando siamo giunti nella pausa tra il primo e il secondo tempo, 0-0 il risultato tra Paternò e Troina, un primo tempo giocato davvero poco tra le due squadre, sono stati più calci che calcio, soprattutto perché la posta in palio è davvero tanta, poche azioni da gioco, tanto fase di studio, ma anche la consapevolezza che ambito le squadre vogliono fare bene con i rossazzurri di casa, che vogliono a tutti i costi portare a casa i tre punti. Per avere il risultato ci sentiamo più tardi. Grazie a Vincenzo Anicito. Intanto sostituzione nello Scalea, esce Foderaro per infortunio ed entra Vitale. Andiamo, sono le 16, in pausa pubblicitaria con lo spot lungo, con i due frame dei nostri sponsor, in maniera tale che poi ci libereremo anche dal punto di vista della trasmissione delle incombenze commerciali e potremo seguire con maggiore dovizia di particolari i secondi 45 minuti di gioco. Linea che passa alla regia. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo.
La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it. Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizie, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Abbiamo puntato tutto sul futuro dei nostri figli, per lasciare loro un mondo più pulito e vivibile. Un mondo in cui possano crescere i loro figli serenamente. Siamo ottimisti per natura e nella natura cerchiamo le risposte alla domanda di sostenibilità. Temi Energy. Il futuro è oggi. CSA, Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno. Alimentari delle migliori marche, salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri, telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash con prezzi assolutamente convenienti.
Caracciolo, stufe e camini, il sole dentro casa, calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema Labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo, stufe e camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. Bene, allora concentriamoci ora sul campionato di Serie D. Intanto in Serie A il Genoa ha accorciato le distanze sulla Juventus, ha realizzato Scamacca, quindi Juventus 2, Genoa 1. Andiamo ad Acireale da Edoardo Proto per Acireale Cittanovese. Edoardo. Il settimo minuto di gioco in questo secondo tempo, il risultato sempre 0-0 con Acireale Cittanovese. Cittanovese pericolosa, 2 minuti fa ha vinto con un'azione partita da Cosenza, che ha dato palla a Napolitano, il quale si è involato sulla fascia sinistra d'attacco appunto del Cittanovese, cross in mezzo di quest'ultimo e un'uscita del portiere della Cittanovese ad anticipare il numero 9 Dorato, che era pronto per il tapin di testa. Ora la palla è saldamente dalle mani di Lapella, che fa ripartire l'azione dall'altra parte con Petrucci, e da Petrucci a Napolitano, che però viene fermato e quindi riparte l'azione della Cireale. Siamo nella presentazione della Cireale, ma perde palla la Cireale, la Lonico, il pallone torna in un momento a Petrucci, da Petrucci passa il pallone per Cosenza. Cosenza la tenta di imbeccare Andreo, ma viene anticipato a sua volta Andreo, il pallone termina fuori, però il rimesso laterale in favore della Cittanovese, pensare che la rimessa lo Sasso, da lo Sasso palla al Timpollino, il Timpollino d'Angelo a Cosenza. Cosenza si guarda intorno, non c'è spazio, quindi torna indietro nuovamente il pallone su D'Angelo. D'Angelo la gira dall'altra parte a Scuderi, da Scuderi ancora Napolitano, a Petrucci, poi è Napolitano che adesso è il pallone, siamo al limite dell'area di rigore della Cireale, siamo proprio sulla ridosso dalla fascia sinistra d'attacco, ancora pallone per Napolitano, ma respinto il pallone, ancora Napolitano però sulla palla, ma la perde e quindi contro viene della Cireale, che però il pallone si ferma giustamente e diciamo molto sportivamente il giocatore della Cireale si ferma perché è rimasto a terra. Va bene, allora Edoardo, riprendiamo la linea dallo studio, ci sentiremo più tardi. Intanto in eccellenza il Sersale si è portato in vantaggio sulla Vigor Lamezia 1-0, gol di Russo, quindi si sblocca la partita anche a Sersale. Ma ritorniamo a Roccella da Pino Carella, questa è la fase cruciale di questo derby calabrese molto importante in Serie D tra Roccella e Rende. A te Pino. Pino, mi senti? Successivamente Napoli e Galati hanno lasciato lo stesso schieramento del primo tempo. Ancora Rende che si affaccia nell'area di rigore della Roccella, viene fermato però da Monte tiene palla, poi tiene a Falzetta, però il Roccella non trova spazi da questa parte, lato destro della Roccella, col piede d'appoggio pulito, il calcio di punizione a favore della Roccella, tutte delle discussioni anche abbastanza colorite di senso tra il direttore di gara e il numero 24 in campo, ovvero Palermo. Devo dire che il direttore di gara ha tenuto bene la partita, si è visto lui veramente poco, lo dicevo già nel primo tempo, che quando un arbitro si vede poco non si fa notare, vuol dire che ha arbitrato bene. Palermo è stato in cerca per la Roccella, produzione, perde malamente palla, ancora il tiro da distanza per le targa, ovvero Palma ha finito ampiamente al lato, quindi si riprenderà con la rimessa in gioco a favore della Roccella. Questi primi 10 minuti si è visto poco, direi, però raramente le squadre hanno trovato la via della porta, non come nel primo tempo dove c'era un batti e ribatti continuo, le due squadre hanno speso davvero tanto in tutto quei primi 45 minuti. Ancora colpo di testa per il Rende che riesce a inserire il pallone e la manda a campo roccellese, poi recupera palla ancora Malerba, lancio in avanti senza guardare le scure, non riesce a prendere il pallone,
ancora lo stop impreciso di quello che poi va giù, calcio di punizione, povero c'era Coluccio sul pallone, aspetta a battere il tiro di punizione, c'è anche il numero 8, ovvero Amato, e lui ha indirizzato verso Malerba, non si credo il pallone, anzi era già in posizione di offside, fischiato su segnalazione dell'assistente di destro, ovvero il signor Bennucci di Agrigento, l'altro è il signor Bonaccorso di Catania, mentre il direttore di gara Jules Roland Endeng Thomas Bay arriva da Cuneo, arbitro di colore, ovviamente origini credo nigeriane. Ancora recupera palla il Rocella Iaco sul pallone, va a dare il pallone al compagno, poi lo riprende, non lo riconquista, ancora Iaco, il pallone seduto, poi giù, ancora non c'è palla, non c'è palla, non c'è palla, e anche tutto, si rialza Guerrini, poi il numero 24 Palermo cede a Cipolla, prova il render a sinistra, Cipolla tiene palla, dà il pallone ancora a Novello, Novello non riesce a frenare perché viene fermato dal difensore roccellese, poi falsetta, prova in battuta per il Roccello, cambia per il compagno di squadra, poi ancora e poi Amato, allora si indietro, Valente recupera la palla, poi si accende ancora Amato va ancora a sinistra, c'è Curati palla al piede, allora a Vincenzo Zaccone perché c'è stato il gol dello Scalea a San Biase. Vincenzo, mi senti? Vincenzo, Vincenzo Zaccone, pronto? No, allora, cioè, allora ve lo diciamo noi, c'è stato il gol del pareggio dello Scalea con Angotti. Quindi ora la partita è sull'1-1, vediamo se riusciamo a collegarci tra poco con il nostro corrispondente. Intanto in Serie D vedete il quadro che riepiloga tutti i risultati maturati al momento, quando manca circa mezz'ora al termine delle partite nel campionato di Serie D. Molte partite sono in bilico, altre praticamente sono chiuse. C'è subito un calcio di rigore per il San Biase, sarebbe il secondo praticamente. E tra l'altro mi pare che ci dovrebbe essere, vediamo un attimino se cosa deciderà il direttore di gara, subito dopo il pari dello Scalea c'è stato un altro calcio di rigore concesso dal direttore di gara tra le proteste, e tra l'altro mi pare che ci sia anche un'espulsione di un difensore dello Scalea che era stato l'autore anche del fallo precedente, quindi due falli. Andiamo direttamente da Vincenzo Zaccone per descriverci queste fasi di gioco abbastanza concitate. Vincenzo. Sì, è due minuti fa il pareggio di Angotti su pennellata di Curcio su calcio di punizione, Angotti pareggia, dopo due minuti un fallo in area di rigore fischiato dall'arbitro per il secondo rigore per il San Biase, doppia ammonizione, quindi l'espulsione del giocatore dello Scalea, e si sta prestando a battere, mi sembra, Umbaca di nuovo dagli 11 metri. Rigore molto contestato. L'impressione, abbiamo visto infatti tanti giocatori che hanno protestato all'indirizzo del direttore di gara, che è stato irremovibile, peraltro anche espulso un calciatore dello Scalea. Comunque, come mai tutta questa animosità in campo, Vincenzo? Perché alla fine... No, ma la partita fino adesso è stata tranquillissima, molto, molto, i giocatori in campo sono stati tranquilli, adesso c'è giustamente questo secondo rigore, un dubbio a mio avviso, con il rosso, quindi lo Scalea si trova in 10. Te lo facciamo commentare allora questo rigore, dai, vediamo. Sì, alla battuta c'è Umbaca, nel primo rigore ha spiazzato il portiere, sta prendendo la rincorsa. L'arbitro sta per fischiare il gol, stesso rigore del primo, portiere a destra, pallone a sinistra, 2-1 San Biase. Ok, riprendiamo la linea quindi con il vantaggio, nuovo vantaggio
del Sambiase, sempre con Umbaca che praticamente realizza allo stesso modo del primo penalty, quindi doppietta di Umbaca su calcio di rigore per il Sambiase, che si riporta sul 2-1 contro lo Scalea, che aveva praticamente pareggiato un minuto prima con Angotti. Sull'altro campo, vi ricordo, sta vincendo il Sersale contro la Vigor Lamezia per una rete a zero con la marcatura di Russo. Anche qui una partita molto bella, da, almeno per quanto visto nei primi 45 minuti di gioco, soprattutto una partita molto equilibrata. Attenzione, perché c'è ora un'azione pericolosa della Vigor Lamezia che viene sventata dalla difesa dei padroni di casa. Andiamo a Trapani, Nino La Macchia, Dattilo contro Santa Maria del Cilento. A te, Nino. Sempre 0-0, a parte l'espulsione nell'inizio secondo tempo, colossale occasione per il Dattilo, col centravanti Manfre, che a tu per tu col portiere Polverino del Santa Maria Cilento si è fatto ipnotizzare, il portiere è riuscito a recuperare il pallone. 0-0, una partita molto molto combattuta, ma di occasioni, a parte quelle che abbiamo appena descritto, non se ne sono viste. Ricordiamo sempre il Santa Maria Cilento gioca con l'uomo in meno per l'espulsione di De Gregorio sul finire del primo tempo. 0-0, a voi la linea. Grazie. Intanto aveva segnato la Lazio sul campo del Verona con Caicedo, ma dopo un consulto al VAR il direttore di gara ha deciso di annullare la marcatura e quindi si rimane sullo 0-0 a Verona tra gli scaligeri e la Lazio. 2-1 sta vincendo la Juve in casa contro il Genoa e il Napoli sta vincendo a Marassi contro la Sampdoria per una rete a 0. L'aggiornamento anche per ciò che riguarda il campionato di Serie B, dove vi ricordo sta giocando la Regina che ha segnato il suo terzo gol, quindi Regina 3 Vicenza 0, questo è un risultato importantissimo per la formazione amaranto di Patron Gallo, ha segnato German Dennis, quindi il terzo gol per la Regina che praticamente chiude al momento questo match. Siamo al 62esimo, vantaggio più che rassicurante. Andiamo da Edoardo Proto ad Acireale, Acireale Cittanovese. 18 minuto di gioco, sempre 0-0 in questo secondo tempo, tra Cireale e Cittanovese. Cireale un altro cambio dopo parte da Cittanovese, è uscito il numero 11 napoletano e è entrato il numero 18 Crucitti. Ora calcio punizione per la Cireale per fuori gioco segnalato a Corato della Cittanovese e riparte quindi l'azione della Cireale. Siamo nel secchio di centrocampo, lancio lungo a cercare Pozzobon che senza intervenire, ma viene anticipato il giocatore delle Cireale dal difensore della 19, Cireale, il pallone in piedi, messa laterale per la Cireale, sta per battere la rimessa della Cireale, si gioca, siamo quasi in area di rigore dell'attacco della Cireale, palla in mezzo, c'è calcio d'angolo, vediamo questo calcio d'angolo per la Cireale. La palla viene collocata alla maglierina di sinistra rispetto al portiere della pella della Cittanovese, breve rincorsa appunto del calciatore della Cireale che sta per battere questo calcio d'angolo in suo favore. Ancora non è partito, ecco è partito in questo momento il cross, palla in mezzo, smetta di mettere la Cittanovese e recupera Crucitti e spedisce il pallone a centrocampo, ma non c'è nessuno da 19, sono solo il giocatore del Cireale che recupera il pallone e si ritorna sulla fascia destra d'attacco della Cireale, lancio in mezzo, ancora con il giocatore del Cireale con forte buone che conta di tirarsi in mezzo a tre, viene fermato da Cosenza e quindi riparte l'azione del 19 con Dreu tiene palla a fronte dietro a Scuderi. Scuderi per Dreu che però non riesce a controllare e quindi regala rimessa laterale in zona d'attacco alla Cireale. Vediamo questa azione nel Cireale, poi recuperiamo la linea, rimessa laterale per la Cireale, ma ancora 1-2 tra i giocatori del Cireale, siamo limitati dal rigore, ancora il cross in mezzo, ancora calcio d'angolo in favore della Cireale, vediamolo ancora. Sì, poi riprenderemo la linea. Ancora palla sulla bandierina alla sinistra del portiere Latella della Cittanovese. Replay del calcio d'angolo, diciamo, che abbiamo raccontato prima in diretta. Breve rincorso del giocatore del Cireale, il pallone in mezzo,
attacco ancora la difesa della, sicuramente con Stivel, poi Don Angelo e il pallone termina nuovamente rimessa laterale in favore della Cereale, sempre in zona d'attacco per la Cereale, ma rispettiamo la linea, quindi quando siamo al 21° di gioco in questo secondo tempo, a Cereale 0, ci stanno messi al 0. Grazie, grazie Edoardo Proto, intanto è finito il primo tempo a Sambiase Scalea 2-1 nel campionato di eccellenza. Andiamo a verificare anche il finale del primo tempo tra il Sersale e la Vigor Lamezia, che ancora stanno giocando e quindi ancora non è finito, ma andiamo a Castrovillari perché mi pare che ci dovrebbe essere un'ulteriore novità nel risultato. È così, Fabrizio Frasca? Esattamente, proprio mentre eravamo in attesa di collegarci qui dal Mimorende, il Messina ha calato il trips con l'airone Ciro Foggia, 15ª marcatura per il bomber del Gironi, nonché della CR Messina in contropiede, la squadra allenata da mister Novelli. Ti do il vantaggio del rende qui a Roccella proprio in questo momento, Fabrizio, vai. Perfetto, sì, stavo dicendo, attenzione perché c'è un altro errore in difesa, palla per Ciro Foggia, è troppo defilato per calciare, difende la sfera, ancora in possesso l'airone, il cross tentato ma viene bloccato, ora può ripartire il Castrovillari con Principi, serve Emanuele in verticale verso puntoriere, c'è dall'altra parte Bonanno, ma la difesa del Messina è tutta schierata, il traversone troppo debole, allontana Bonanno, ma la recupera nuovamente il numero 91 del Castrovillari, la mette in mezzo, il traversone arcuato, la arpiona Bonanno con il mancino, può scaricare la tinta, ancora Bonanno, la mette in mezzo per Principi, non ci arriva il numero 21, di tacco in mezzo, ancora un'altra potenziale palla gol per il Castrovillari, che qui spreca ancora una volta l'opportunità per accorciare distanze in Castrovillari, che in precedenza, mentre adesso c'è il recupero del pallone della CR Messina, è un fallo, quindi adesso possiamo respirare dopo questo blitz del Castrovillari, quindi diciamo che c'è stato il 3-0 dell'airone Ciro Foggia, che ha avuto la palla gol per calare la doppietta, non ci è riuscito, però in precedenza i lupi del Pollino avevano avuto un'altra opportunità al minuto 50, minuto 51, puntoriere sfiora soltanto di testa sulla traversone di Bonanno, non riesce a deviare il numero 91 verso la porta difesa da Caruso, mentre sei minuti dopo ancora i lupi del Pollino al 57° per la precisione, la ripartenza degli uomini di Terranova, il traversone a tagliare tutta l'area di rigore, la tinta di appunto Tuninetti che lascia lo spazio per il tiro, il mancino di Emanuele che non inquadra lo specchio della porta dal limite dell'area, circa 16 metri il tiro al volo di prima intenzione non è preciso, quindi il Castrovillari che adesso però ci prova, torniamo in cronaca diretta, la traduzione di Decaro per Bonanno, altre passe la sfera al numero, attenzione perché c'è il 1-3 del Castrovillari, scusate, con il numero 33 Basilio Emanuel, 1-3 quindi del Castrovillari in diretta, che prende il pallone, lo mette al centro del campo, appunto con il traversone a basso di sì, andiamo subito a Roccella da Pino Carella, vediamo questo gol del Rende, mi pare, Pino. Sì, ha segnato il Rende, classico esempio di gol mancato, gol subito, erroraccio di Bubacar in area di rigore del Rende, che ha di fatto tolto il pallone dai piedi di Suraci, che poteva andare in porta, ha innescato una ripartenza, un calcio d'angolo da lì. Il gol è di Palermo, ha tirato da fuori aria col destro e si è insaccato sotto il set della porta difesa da Commisso. C'è un altro cambio, intanto ci sono state due in precedenza, ve li racconteremo da qui a poco. Entra intanto il numero 21 riconosciuto. Va bene, entra, Pino, allora ritorniamo da Fabrizio Frasca per completare il collegamento. Fabrizio. Colossale palla gol non sfruttata dai lupi del Pollino, non è riuscito il tapin del numero 21 Principi, azione manovrata, parte tutto da destra, il traversone in mezzo a Pescone Emanuele che di tacco la appunto rimette al centro dell'area, poi il numero 21 Principi ne è entrato, non è riuscito
a buttarla dentro sarebbe stato il 2-3, quindi probabilmente sarebbe cambiata la partita. Attenzione ancora perché c'è il passo in avanti con un punteriere, troppo lungo il pallone per Principi, anche potenziale occasione sfumata per Lupi del Pollini. Intanto gli applausi dei pochi presenti qui al Mimorende per incitare la squadra allenata da Terranova, che potrebbe comunque accorciare ancora di più il punteggio. Tanto c'è un fallo per il Messina, quindi commesso dal numero 58 Cretella, quindi si parte con una posizione per Lupi del Pollino. Brevemente diciamo appunto il Castrillari ha avuto alcune palle gol, oltre a questa la chiave della partita insomma è tutta qui nel fatto che il Messina è sceso dalle parti di Rizzitano, che ha lasciato proprio in questo secondo posto, in questo secondo tempo il posto a Stagos, il terzo portiere, e quindi la chiave della partita è qui. Il Messina quando scende, quando si fa vedere negli ultimi 16 metri, è glaciale, è letale, non sbaglia, mentre il Castrillari ha avuto almeno sei occasioni nitide, però le ha sfruttate, a parte ovviamente il gol di Emanuele. Quando siamo giunti al 21esimo del primo tempo, del secondo tempo, sempre il parziale 1-3 per il Messina. Grazie a Fabrizio Frasca. E allora prepariamoci con Pino Carella per il commento. Intanto vi aggiorniamo sulla situazione partendo dalla Serie A e poi andremo ovviamente a Roccella. Quindi la Juventus ha messo a segno il suo terzo gol con McKenny, quindi Juventus 3, Genoa 1, siamo al 71esimo in questo momento, Verona-Lazio 0-0, Sampdoria-Napoli 0-1. In Serie B sta vincendo, come vi dicevo, la Regina 3-0 sul Vicenza, siamo al 71esimo. In Serie D abbiamo questi parziali con il supporto della grafica: Castrovillari-Messina 1-3, Acireale-Cittanova 0-0, Dattilo-Santa Maria del Cilento 0-0, FC Messina-Sant'Agata 4-1, Gelbison-Marina di Ragusa 2-1, Paternò-Torina 0-0, Roccella-Rende 0-1, Rotonda-Biancavilla 0-0. In Eccellenza abbiamo, dopo la vittoria dell'Ocri nell'anticipo di ieri contro la Palmese per 1-0, San Biase, Scalea 2-1, Sersale, Vigor Lamezia 1-0, qui si sono conclusi i primi tempi, le partite sono iniziate alle 15.30, mentre alle 16 è iniziata Soriano, Reggio Mediterraneo, attualmente ferma sullo 0-0. Torniamo a Roccella da Pino Carella per Roccella Rende, a te Pino. Sì, fatemi sapere cosa avete ascoltato del mio commento, perché ho capito che mi stava tolta la linea all'improvviso. Non abbiamo tolto la linea, ha segnato il Castrovillari che ha diciamo accorciato le distanze e poi abbiamo ripristinato il collegamento con te, diciamo puoi andare tranquillamente. Ecco, ora io non ritorno per questo motivo. Beh, per questo motivo vi dicevo ciò. Allora, c'è un altro cambio, intanto nel Roccella vediamo chi entra il numero 18 roccellese, ovvero Faraone. Vediamo intanto chi è uscito, ci facciamo indicare, non siamo riusciti a capire che è uscito, ve lo vedremo poi in seguito. Roccella dunque che riprende con un faro laterale, tanto il lettore di gara sta aspettando di annotare la sostituzione. Ecco, siamo in penaria di rigore, un batte e ribatte, pallone che è finito in piena faccia del calciatore del Rende, poi possesso roccellese, Malerba si impegna per una rincorsa sulla sinistra, prende palla, poi ancora Rende che è in ripartenza, c'è un calciatore cosentino a terra, manda il pallone al lato, il numero 96 Locascio, era in fase davvero di spinta sulla destra, è un pallone che è finito in faccia al calciatore del Rende, quindi gioco fermo, la linea può tornare a voi, 29 minuti del secondo tempo. Grazie a Pino Carella, quindi sempre 1-0 per il Rende. In questo momento la classifica vede il Roccella a quota 14 punti e con 24 partite disputate, ancora dovrebbe recuperarne una praticamente per allinearsi alle altre formazioni. Poi il Marina di Ragusa a quota 20, Rende 24, Sant'Agata Castrovillari 27, Troina 28, Paternò 29, Cittanova 30, ma
come vedete c'è una classifica estremamente corta, tutto può cambiare, la speranza è che alla fine del campionato non ci siano coinvolte in zona retrocessione delle squadre calabresi, perché questo potrebbe portare effettivamente ad uno sconquasso a livello di partecipazioni nel prossimo campionato regionale di eccellenza. Covid permettendo, perché ricordiamo sempre che da un anno e mezzo che stiamo combattendo contro questa pandemia che ha falcidiato praticamente tutti i campionati dilettantistici italiani, si sta giocando solamente attraverso l'uso di un protocollo spesso contestato nei professionisti. Tra i dilettanti si è giocato in Serie D a singhiozzo, da oggi riparte l'eccellenza, quantomeno per cercare di ripristinare un pochettino la normalità dopo questo terremoto provocato appunto da un virus davvero vigliacco che ha colpito in Italia in maniera anche pesante, con la morte di oltre 110.000 persone. E ancora non è finita qui, vedremo il conteggio finale che si registrerà purtroppo al termine, se un termine ci sarà, di questo periodo davvero nefasto. Andiamo ancora avanti con la nostra trasmissione, vediamo se ci sono collegamenti dai campi, oppure potremmo eventualmente approfittarne per mandarne un'incombenza commerciale, l'ultima incombenza commerciale prima della fine. Sono le 16:32, vi ricordo che ci state seguendo in diretta sul canale 85 del Digitale Terrestre. Abbiamo Edoardo Proto da Acireale per Acireale Cittanova. Edoardo. Sì, in questo momento qui ad Acireale siamo al 31esimo, il gioco è fermo per un infortunio all'arbitro, lo stanno soccorrendo i sanitari qui della squadra locale dell'Acireale. Gioco fermo al 32esimo minuto, il risultato è sempre 0-0. Per dovere di cronaca segnaliamo che la Acireale ha fatto un altro cambio, è uscito il numero 19 Joao ed è entrato il numero 25 Russo. E niente, qui alla Acireale il gioco fermo, si sta soccorrendo il direttore di gara, vediamo se lo stesso riuscirà a proseguire l'incontro. Mancano ancora appunto 13 minuti alla fine del match più il recupero, vediamo cosa succede. Ha una fasciatura, adesso viene stata collocata una fasciatura sulla coscia destra dell'arbitro, il direttore di gara che torniamo è il signor Campobasso di Fornia, quindi gioco fermo, vediamo se lo stesso direttore di gara riuscirà a continuare l'incontro. Per il momento vi restituiamo la linea, siamo al 32esimo minuto qui alla Acireale, Acireale 0, Cittanovese 0. Grazie Edoardo Proto, anche l'infortunio all'arbitro, questa mancava, mancano 13 minuti come ci diceva il nostro corrispondente dallo stadio Aci e Galatea di Acireale, infortunio all'arbitro, vedremo se lo stesso riuscirà a portare a termine questa sua prestazione in questa 26esima giornata del campionato di Serie D. Vi aggiorniamo sui risultati. Quando siamo quasi a 10 minuti dal termine più recupero, Castrovilla di Messina 1-3, Acireale Cittanova 0-0, Dattilo Santa Maria del Cilento 0-0, Football Club Messina Sant'Agata 4-1, Gelbison Marina di Ragusa 2-1, Paternò Troina 0-0, Roccella Rende 0-1, Rotonda Biancavilla 0-0, rinviata, ve lo ricordiamo, per Covid, San Luca Licata, Covid che ha colpito la formazione agrigentina nelle ultime ore. In eccellenza San Biase Scalea 2-1, Sersale Vicorlamezia 1-0, le squadre sono appena ritornate sul rettangolo di gioco per dare vita ai secondi 45 minuti. Andiamo in pausa pubblicitaria, brevissimamente, 2 minuti al massimo, e poi ritorneremo ancora in diretta qui su Telemia. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione.
Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it. Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizia, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Rieccoci in diretta, sono le 16.39, ha segnato la Cireale nel periodo in cui non eravamo collegati con De Felice, quindi a Cireale Cittanova 1-0, vediamo se c'è il collegamento Edoardo Prota e poi andiamo da Pino Carella regia. Edoardo? Sì, siamo al 38esimo minuto, è ripreso il gioco dopo l'infortunio all'arbitro e subito dopo la ripresa del gioco c'è stato il gol della Cireale, certamente al 35esimo, palla in mezzo per il numero 11 De Felice, che ha battuto in diagonale sulla sinistra, proprio sinistra il portiere, per il gol appunto nel vantaggio del Cireale. Zanavesa ha fatto un altro cambio, è uscito il numero 4 Nicolo ed è entrato il numero 17 Fucci. Ora c'è un cambio per la Cireale, è uscito il numero 11 della Cireale, appunto l'autore del gol, ed è entrato il numero 14 di Bari. Ci saranno adesso altri due tagli per la Cittanovese, vediamo, stanno perfezionando. Esce con il numero 3 della Cittanovese ed entra con il numero 13 in tabella, e poi abbiamo ancora un cambio per la Cittanovese, entrerà Viola con il numero 20, vediamo chi deciderà di sostituire il mister, e c'è il numero 7 della Cittanovese che lo sa. Quindi abbiamo questa girandola di cambi. Bene, allora riprendiamo la linea, Edoardo, ci sentiremo tra pochi minuti, la giriamo subito a Pino Carella, a Roccella per
diciamo, gli ultimi minuti di Roccella Rende. A te, Pino. Sono 40 i minuti di gioco, risultato invariato, il Rende è in vantaggio per 1-0 per il gol fatto da Palermo. Intanto vi dovevamo un dato, quello dell'avvicendamento avvenuto prima, nel periodo che eravamo collegati, ovvero Mossad Moro è entrato in campo al posto di Monza, poi c'è stato un altro avvicendamento, quello di Faraone, che ha sostituito Guerrisi. Altro cambio adesso nel Roccella, esce Surace, entra il numero 16 Botino, mentre l'allenatore Napoli del Rende si è tutelato, è entrato Alessani ed è uscito il migliore in campo, a mio avviso, a Bey Moses, che ha fatto davvero vedere i sorci verdi su quel lato destro d'attacco del Rende. E Roccella non è mai riuscito a rendersi pericoloso in questi minuti in cui non siamo stati collegati. Intanto Malerba di testa, pallone riconquistato però dal Rende, che continua a premere e poi scaccia la minaccia in fallo laterale Andrea Coluccio, e quindi rimessa laterale a favore della squadra cosentina. Siamo a 41 minuti e 30 secondi e va per la rimessa laterale Locascio. Pallone indirizzato verso l'area di rigore, c'è pronto il numero 11 Gozzerini, che ha subentrato il secondo tempo. Attenzione ancora, rende in area di rigore, Malerba viene agganciato, si prosegue per il vantaggio. Pallone poi dato a Moro per il Roccella, il pallone poi viene passato al nuovo entrato roccellese, ovvero il numero 18 Faraone, e ancora Commesso che prova a rilanciare l'attacco del Roccella, che ha grande difficoltà a costruire, si basa spesso sul lancio che spesso e volentieri viene intercettato dai difensori centrali ospiti, anche perché rimane a presiedere la zona d'attacco sempre il centravanti roccellese, ovvero Samake Bukar. Perde palla il Roccella in maniera malamente, in questo caso pallone per Alassini. E poi palo laterale ancora a favore del Roccella, 42 minuti 30 secondi, altro avvicendamento chiamato da Galati, e si continua così a perdere tempo. È fuori Malerba generosa la sua prova, mi sento di dire anche positiva. Entra il numero 13 Cuzzilla, si va a sistemare sinistro alto, quindi non cambia assolutamente nulla nello scacchiere di Galati, cioè si gioca il tutto per tutto. Roccella nel tentativo di acciuffare almeno un pareggio, che serve a poco, ma quantomeno un punticino. Rimessa laterale a favore del Roccella, si tarda a battere questo fondamentale, intanto passano i secondi, sono passati 40 dall'interruzione, siamo a 43 e 20. Rimessa laterale finalmente effettuata, ecco il lancio verso il centro, ma assolutamente impreciso. Pallone finisce dall'altra parte, facile preda dell'estremo difensore Quintero. Adesso ovviamente non ha fretta a riprendere il gioco, studia abilmente anche il piazzamento dei compagni, poi indirizza al lato e il Rende prova a tenere palla, anzi poi ci ripensa, pallone in avanti, Coluccio di testa a respingere, poi due roccellesi si impadroniscono il pallone, però Coluccio uccide palla al piede, viene fermata, attenzione al Rende che ancora in fase offensiva prova a entrare in area di rigore, il numero 33 ospite, ovvero andiamo a controllare il tabellino, Mosciaro, pallone ancora per il Roccella che prova a uscire palla al piede, fermato ancora il numero 16 roccellese, ovvero Votino, ancora Rende, giù, calcio di punizione dal limite dell'area, siamo nella lunetta che delimita l'area di rigore, quindi altra occasione per la squadra cosentina. 44 minuti 16 secondi, ditemi se può stare la linea fino alla fine di questa contesa. Fino alla fine, Pino. Calcio, ecco, allora andiamo fino alla fine, grazie Antonio. Calcio di punizione è affidato, vediamo a chi ci pare il numero 33 ospite, andiamo a controllare, mi pare che lui, proprio Mosciaro, potrebbe calciare di destro, attenzione barriera, Roccellese a 5, disposta da Commisso che non ha nessuna colpa sul gol subito, anzi ha fatto due super parate nel primo tempo salvando il risultato appunto in due occasioni. Ecco Mosciaro, vediamo per il tiro di punizione, posizione invitante, attenzione, parte il tiro a giro e passa
il set da poco, ferito alto, sono 45 minuti, andiamo a vedere il recupero, non è stato segnalato, almeno non c'è pazzo di vederlo, vediamo dal mimo dell'arbitro nemmeno, e allora proseguiamo fino alla fine, ancora Roccella che prova ad affacciarsi in avanti, scaccia poi la minaccia fuori nel campo per destinazione sgambati, senza badare a mezze misure, rimessa laterale che sta per essere battuta a favore del Roccella, all'indirizzo di Votino, al problema di girarsi, allora cede l'incarico al compagno di squadra, il cross è stato respinto, ancora rimessa roccellese e va il nuovo entrato, ovvero Cuzzilla, colui che ha sostituito Malerba, ancora Cuzzilla, pallone all'indietro, il Roccella non riesce però a guadagnare campo, parte un altro lancio, ma così si fa il gioco, attenzione perché il portiere ha perso palla, e un palo clamoroso del Roccella che praticamente dice che finisce così, in sostanza, perché insomma anche la cattiva sorte, palo di Falzetta dal limite dell'area, il portiere aveva perso palla, il direttore di gara non aveva ravvisato il fallo e quindi il pallone, il gioco è continuato. Adesso si chiede l'intervento del medico in campo, ma il portiere si era già rialzato, non se ne è avvenuto il direttore di gara, poi quando ha visto il mimo dell'arbitro si è rituffato per terra, e vabbè, espedienze per riuscire a perdere tempo. Quintero e giù, sono 46 intanto i minuti, quindi siamo ben un minuto e due adesso oltre il tempo regolamentare, forse si sono spente su questo palo le speranze del Roccella di pervenire al pareggio nell'unico tiro in porta, devo dire la verità, nel secondo tempo che il Roccella è riuscito a produrre. Ecco che si rialza adesso il portiere, nulla di che, ma lo avevamo intuito perché insomma si stava rialzando, poi quando il direttore di gara, quando ha capito che il direttore di gara non se n'era avveduto di ciò, si è rituffato per terra, e il collaboratore che era lì vicino non ha indicato praticamente nulla. Manca davvero poco per la fine di questo match che vede Roccella soccombere per 1-0 nel campo amico del Linetto Muscolo. Ancora Falzetta, pallone all'indietro, prova ancora un'altra sortita in avanti Roccella nel tentativo di un altro arrembaggio, attenzione alla spinta però di Bubacar, ravveduta dal direttore di gara. Pino, parla più vicino al microfono, Pino, gentilmente. Sì, e io sono attaccato al microfono, sì. Allora va, ci sarà qualche problema di linea, sì. Allora il calcio di punizione per il Rende, continua a scorrere il tempo, sono 48 i minuti di gioco che sono già trascorsi in questo secondo tempo, la testa ancora del difensore del Roccella, ma il pallone tra i piedi del Rende, ha allargato il gioco dall'altra parte in maniera ordinata, Rende che si è difeso in maniera molto ordinata dopo aver segnato il gol, anche Roccella non è stato in grado di impensierire più di tanto. C'è un calcio, c'è una rimessa laterale assegnata al Rende in fase offensiva, ma sono quasi 4 adesso i minuti, e c'è anche la munizione però rimediata da Locascio per perdita di tempo. Segniamo anche Locascio nella lista degli ammoniti, oltre a che Falzetta e Suraci del Roccella, battuto solo adesso, pallone in area, non è, esce solo adesso, un altro fallo subito a Roccella, se ne avvede il direttore di gara, si continua ancora, sono 4 i minuti trascorsi di recupero, vediamo se ci potrà essere tempo per un ulteriore assalto roccellese nel tentativo di pervenire al pareggio. Parte il lancio del portiere di testa, Coluccio non riesce a prendere, subisce ancora un pallo però, e l'attacco roccellese, altra munizione stavolta per il numero 5 ospite, quindi si recupera ulteriore minuto per le due munizioni. Piscopio o Piscopio, insomma, spostate l'accento come volete, è stato lui a commettere il fallo e a rimediare il giallo. Sono quasi 5 minuti di recupero, c'è sul pallone Amato per il Roccella, ultimo assalto, tutto il Roccella in area di rigore, anzi al dire il vero al limite dell'area di rigore, parte il cross, una improbabile girata del calciatore roccellese, non riesce ad afferrare il pallone, poi lo riperde il Roccella, ma la rimessa laterale ancora roccellese,
non fischia ancora il direttore di gara, sono 5 trascorsi, minuti di recupero, ancora fallo stavolta in attacco, ineccepibile, fallo del numero 16 roccellese Votino, si continua a giocare, va il direttore di gara a sincerarsi le condizioni del calciatore del Rende, nulla di che, quindi va Quintero alla rimessa, al calcio di punizione, pardon, spostati leggermente sulla sinistra, il direttore di gara dice invita a sbrigarsi, a continuare perché il tempo non è finito, parte il tiro, ancora Rende in avanti, la rovesciata avvenuta fatta da Faraone, poi Roccella che riconquista palla, improbabile poi il dribbling che ha tentato il calciatore Roccella, attenzione, ancora il Rende al limite dell'aria, parte un tiro, la risposta di Commisso con la parata, Commisso poi il lancio in avanti per Andrea Coluccio che prova a innescare Babacar, risponde ancora la difesa ospite, Coluccio ancora allarga il gioco, ultimo davvero assalto rocciolese, Babacar cross in area di rigore, c'è Coluccio che fa la sponda, poi falsetta, a parte un tiro ribattuto, ancora però la difesa ospite non riesce Roccella a centrare lo specchio della porta, poi lancio in avanti, terra di nessuno perché la riconquista il Rende, questo però è offside, era nettamente in... ancora Rende, attenzione, gol, 2-0, non c'era fuori gioco, non c'era fuori gioco perché c'era un altro calciatore roccellese, quindi il gol segnato dal numero 11 Gozzerini sancisce il finale, 2-0 per il Rende, gol subito in contropiede su una sciocchezza commessa dal difensore roccellese, ha rinviato così senza guardare, pallone che è finito in pieno centrocampo tra i piedi del calciatore del Rende che ha innescato questo contropiede micidiale che dà il 2-0, partita assolutamente in tasca per il Rende, per non dire in freezer, ma il direttore di gara dice di continuare, sono 7 minuti recuperati. Allora andiamo un attimo Pino a Castrovillari, vediamo se è finita. Fabrizio, è finita a Castrovillari? A voi la linea. Fabrizio, il risultato. Sì? Puoi andare, sei in diretta Fabrizio, è finita? No, ancora no, mancano 3 minuti di recupero, sono stati assegnati 5, siamo in corso del 47esimo, si attende che il mister del CR Messina, Raffaele Novelli, abbandoni il campo perché è stato espulso, c'è stato un attimo di confusione, qui il direttore di gara ha appunto mandato fuori il tecnico dei Peloritani per una perdita di tempo da parte di un calciatore a sua disposizione, perché ci sarebbe stato il cambio, ci sarebbe dovuto essere il cambio, ma ancora non viene effettuato, era pronto Daniello, però si attende appunto che il tecnico ancora abbandoni proprio il terreno di allora, gioco. Facciamo così Fabrizio, un attimo, andiamo da Roccella per vedere se c'è il finale, poi ritorneremo da te per gli ultimi minuti. Pino, è finita Roccella? Sì, è finita, appena il tempo di rimettere il pallone in gioco, finisce con il 2-0 a favore del Rende e tutto sommato vittoria meritata per quanto ha prodotto nel secondo tempo, mentre Roccella ha avuto una sola occasione, quel palo clamoroso per poter pareggiare, e il resto poi si è visto davvero poco nel secondo tempo, dopo un primo tempo assolutamente lottato dove Roccella avrebbe meritato qualcosina in più. Ribadisco dunque il finale dal Ninetto Muscolo, Roccella 0, Rende 2, la linea può tornare allo studio. Grazie a Pino Carella, possiamo chiudere il collegamento con Roccella, poi domani vi ricordo la trasmissione del lunedì sera. Allora, Fabrizio, com'è la situazione? Sì, si è ripreso a giocare da qualche istante, però l'arbitro ha detto che quando appunto è ripreso il gioco, da quel momento in poi 3 minuti di recupero, appunto, quindi si giocherà ancora per qualche minuto, siamo al 49esimo e 5 di gioco, il risultato è sempre 3-1 per il Messina, in vantaggio appunto di 3 reti per il Castrovillari, lo hanno detto che aveva segnato appunto Emanuel poco nel collegamento precedente, poi il Castrovillari ha avuto anche qualche occasione al 83esimo, il mancino di Principi Sibile alla sinistra della porta difesa da Caruso, il
ne è entrato appunto il numero 21, ha tentato la gran botta dalla distanza, però non è stata precisa. Insomma, questa partita, la differenza tra le due squadre è stata soprattutto nel fatto che la squadra allenata da Novelli ha concretizzato le palle gol avute in questi 90 minuti. Il Castro Ilari ha segnato soltanto un gol, nonostante abbia avuto diverse occasioni per quantomeno raggiungere il pareggio. Ricordiamo appunto la più importante, capitata ai Lupi del Collino nel primo tempo. Il appunto Bonanno a tu per tu con Caruso non ha segnato appunto. Intanto possesso palla del Messina, quando siamo al 50° dovrebbe arrivare a breve il triplice fischio. Appunto, diciamo, si è perso un po' di tempo, quindi l'arbitro ancora non mette mano al fischietto per sancire la fine dell'incontro. Rimessa laterale per la CR Messina con il numero 39 Mazzone, la rimette in gioco, poi la protegge Ciro Foggia in verticale per Bollino, la controlla il numero 10 che va verso la bandierina, viene raddoppiato il centravanti dei peloritani, triplicato adesso, però non riesce a non riescono quelli del Castellari a rubargli il pallone. Adesso si con Emanuele che prova a far ripartire la sua squadra, Mileto in avanti per dalla parte opposta alla destra verso Ielo, che può cavalcare la fascia sinistra, torna indietro da Portaro, ancora possesso palla dei Lupi del Collino, in avanti verso Emanuele, una serie di batti e ribatti, poi ancora Tuminetti cerca con dei palleggi di superare la metà campo della CR Messina, ma non ci riesce. Ora il capovolgimento di fronte per i peloritani, portato avanti sulla sinistra da Aliperta, poi da questi al numero 24 l'ex giocatore del Castro Ilari, Lavrendi, che appunto ha indossato la maglia dei Lupi del Pollino due anni fa durante appunto la permanenza di Salvatore Mara. Ancora non arriva il fischio di fine della partita, siamo al 51° e 48 sul nostro cronometro, occhio perché c'è la ripartenza del Castro Ilari forzata avanti da Principi, che lotta, fa sportellate in questo momento. Adesso arriva appunto il fischio dopo ben 7 minuti di recupero. La partita è finita qui al Mimorende con il risultato di 3-1 per la CR Messina. I gol, andiamo a ricapitolarli: al 18° segna Bollino, poi al 27° della prima frazione ne è arrivato Cungi, poi nel secondo tempo al 58° la 15ª marcatura di Ciro Foggia, soltanto pochi minuti dopo per la precisione al 75° la zampata di Emanuele da conciare e a rendere pena amaro questa sconfitta. Il Castrovilla chiaramente avrebbe potuto quantomeno strappare anche un po' di circa per le opportunità avute, però il Messina è stato bello glaciale, questo fa la capolista, questo fa il Messina, le opportunità grazie a Fabrizio Frasca. Chiudiamo il collegamento anche con Castrovillari, dove la CR Messina ha battuto i padroni di casa per 3-1. Andiamo ad Acireale, vediamo se c'è il finale di Acireale Cittanove. Edoardo Proto, c'è il finale? Sì, è finale Acireale 1 Cittanove 0. Il gol è stato segnato appunto come in questo secondo tempo dal numero 11 De Felice. L'arbitro ha concesso poi 5 minuti di recupero, in quanto tra i cambi e tra il suo infortunio il tempo, diciamo, si è perso, ma in questi 5 minuti di recupero la Cireale ha controllato abilmente il risultato e si è portato a casa i 3 punti. Quindi vi do il finale qui alla Cigalatea di Acireale, Acireale 1, Cittanovese 0. Edoardo, mercoledì arriva il Football Club Messina Cittanova, Cittanovese che è praticamente a un punto dalla zona playout, ora deve cercare, dopo queste due sconfitte consecutive per 1-0, di ritornare a far punti, altrimenti si mette male in classifica. Ma diciamo che questo è un tour de force per la Cittanovese, perché adesso abbiamo fatto questa gara qui di Acireale. Poi mercoledì, come dicevi tu, arriva l'FC Messina a Cittanova e domenica saremo in quel divano della Lucania contro la Gelson. Quindi è un tour de force di partite che il calendario purtroppo ci propone così, e dobbiamo cercare di dare il massimo e di fare i più punti possibili, perché sennò appunto la classifica si mette male.
quindi bisogna fare punti, bisogna fare punti. Assolutamente, grazie, grazie Edoardo Proto, e quindi mercoledì, come vi dicevo, al Monreale Proto di Cittanova arriva il Football Club Messina, mentre l'altro Messina ospita il Dattilo. A proposito di Dattilo, andiamo a vedere se c'è il finale con Nino La Macchia. E poi andremo anche a Paternò per il finale di Paternò-Troina. Intanto in Serie A abbiamo questi finali. La Lazio ha battuto al 92esimo il Verona con un gol di Milinkovic-Savic, quindi partita che stava scivolando via sullo 0-0 all'ultimo minuto, nel puro stile Lazio, possiamo dire, di questi tempi, arriva il gol di Milinkovic-Savic che regala i tre punti al team di Inzaghi. Juventus-Genoa è finita 3-1, Kulusevski, Morata e McKennie per la Juve, gol di Scamacca per il Genoa. Per quanto riguarda invece l'altra sfida, Sampdoria-Napoli è finita 2-0 per i partenopei, gol di Fabian Ruiz e di Osimhen a pochi minuti dal termine, quindi tutte e tre i finali in Serie A. In Serie B vi diamo anche il finale della Regina, che ospitava questo pomeriggio al Granillo il Vicenza. Vediamo un attimino appunto questo risultato: Regina che ha battuto 3-0 il Vicenza. E andiamo a Trapani per il finale di Dattilo Santa Maria del Cilento. Nino La Macchia, Nino. Il finale da Trapani 1-1 fra Dattilo e Santa Maria Cilento, è successo tutto nei minuti di recupero. Al 91esimo l'arbitro concesso un calcio di rigore per il Dattilo per un fallo sul centravanti Manfred, ha realizzato Bonfiglio spiazzando il portiere Polverino, ma all'ultimo dei minuti di recupero grossa ingenuità sulla tre quarti di campo da parte di Calafiore, che si fa soffiare palla, pallone che poi viene a Maggio che in diagonale di croce 1-1 la disperazione dei giocatori di casa. Finale da Trapani, Dattilo Santa Maria Cilento 1-1. Grazie a Nino La Macchia. Quindi nei secondi di recupero succede l'impossibile, gol del Dattilo su calcio di rigore, e poi arriva il pareggio per i salernitani proprio nei secondi finali, 1-1 e 0-0 anche il finale tra Rotonda e Biancavilla. Vediamo se riusciamo ad avere Vincenzo Nicito per il commento finale di Paternò Troina. A te Vincenzo. Purtroppo ci rendiamo solamente ora per dei problemi tecnici, ma vi dico subito il risultato: il Troina riesce a sbancare Paternò con un gol all'84esimo di Aperi. Un risultato davvero che all'inizio non era pronosticabile, in quanto la partita l'ha fatta quasi sempre la squadra rossazzurra, ma la legge del calcio è proprio questo: quando non riesci a fare gol arriva l'occasione pungente, propizia per la squadra avversaria, e Aperi è stato bravo a sfruttarla, e quindi c'è stato il vantaggio del Troina, che ha così riesce a battere il Paternò per 1-0 e a orientarsi così in una zona migliore della classifica. Da Paternò a tutto, ci sentiamo per la prossima partita. Grazie Vincenzo Nicito, gentilissimo come al solito. Abbiamo tutti i finali della 25esima giornata del campionato di Serie D, ma passiamo prima da San Biase, da Vincenzo Zaccone per il parziale di San Biase Scalea. Vincenzo. Allora, il terzo gol del Sambiase 3 Scalea 1, il terzo gol su un cross di Bernardi dalla destra, un autogol sfortunato di Ponte che mette fuori gioco Martino. Prima del 3-1 da segnalare un'azione pericolosa del Sambiase con Fioretti, che spazza troppo la palla e la manda fuori, e un calcio di punizione di Curcio dove il portiere Sambiasino si supera all'angolino. Al momento 3-1 lo Scalea, nonostante in 10, sta cercando di rientrare in partita, però il San Biase tiene bene. Bene, grazie Vincenzo, grazie. Quindi il parziale di 3-1 quando siamo quasi al 29esimo tra San Biase e Scalea nel campionato di eccellenza. 1-0 invece tra Sersale e Vigor Lamezia, siamo al 28esimo. Noi abbiamo un'ultimissima incombenza commerciale e poi ritorneremo per darvi i numeri di tutta questa domenica qui in diretta su Telemia. Però c'è prima l'incombenza commerciale di circa 2 minuti. Regia.
Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Abbiamo puntato tutto sul futuro dei nostri figli, per lasciare loro un mondo più pulito e vivibile. Un mondo in cui possano crescere i loro figli serenamente. Siamo ottimisti per natura e nella natura cerchiamo le risposte alla domanda di sostenibilità. Temi Energy. Il futuro è oggi. PSA, Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno. Alimentari delle migliori marche, salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri, telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash con prezzi assolutamente convenienti. Caracciolo Stufe e Camini, il sole dentro casa. Calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema a labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo Stufe e Camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. minuti abbiamo per esigenze di palinsesto, necessità di chiudere, quindi vi ribadisco tutti i finali di oggi in Serie A: Juventus Genoa 3-1, Verona Lazio 0-1, Sampdoria Napoli 0-2. L'Inter ha battuto il Cagliari per 1-0 nell'anticipo delle 12:30. In Serie B, Regina batte Vicenza 3-0, Regina che ormai praticamente salva, cerca di inserirsi nella lotta playoff. Andiamo a seguire quanto è accaduto nel campionato di Serie D, 25esima giornata, questi i finali: Castrovilla Rimessina 1-3, Acireale Cittanova 1-0, Dattilo Santa Maria del Cilento 1-1, FC Messina Sant'Agata 5-1, Gelbison Marina di Ragusa 2-1, Paternò Troina 0-1, Roccella Rende 0-2, Rotonda Biancavilla 0-0, è stata rinviata San Luca Licata. Andiamo a vedere la classifica della Serie D: Messina 53 punti, Football Club Messina 48 con una partita in meno, Gelbison 47, Acireale 44, Rotonda 38, San Luca 35 insieme al Biancavilla, Dattilo 33, Santa Maria del Cilento e Licata 32, Troina 30, Cittanova 29, Paternò 28, Castrovilla e Sant'Agata 27, Rende 24, Marina di Ragusa 20, Roccella 14. Vi prego di rimanere sulla classifica perché, come potete constatare personalmente, Castrovillari e Rende sono in zona play-out, il Roccella sarebbe retrocesso con la classifica di questa sera. Pensiamo che le chance dopo questa sconfitta contro il Rende siano davvero ridotte al lumicino, chance salvezza per il team di Galati. In eccellenza si stanno giocando tre partite, una iniziata alle 16, Soriano Reggio Med con gli ospiti in vantaggio per 2-0. Per quanto riguarda invece Sambiase Scalea 3-1 il parziale, siamo al 34esimo, mentre nell'altra sfida, quella tra Sersale e Vigor Lamezia, siamo al 33esimo, sta conducendo sempre la squadra di casa per 1-0. La marcatura, lo ricordiamo, è stata di Russo. Ovviamente per i finali poi li troverete sul nostro portale. Noi vi ringraziamo, amici telespettatori, per averci seguito anche questa domenica. Ringraziamo i nostri sponsor, ringraziamo i nostri corrispondenti dai campi, ringraziamo la nostra regia con Ilario Chiera, Vladi Caciove e Domenico Tassone, anche loro questa domenica presenti e preziosi di supporto per la realizzazione di questa trasmissione. Domenica in campo che tornerà puntualmente domenica prossima, sempre nel pomeriggio alle 15, per seguire un'altra appassionante domenica calcistica.
domenica. Arrivederci.